Per classificare una struttura come forte devono esserci tre caratteristiche. La prima è che deve esserci una guarnigione di stanza fissa nella struttura. La seconda è che deve essere autonoma dal punto di vista della polvere nera, quindi deve avere una sua polveriera. E la terza deve essere appunto autonoma dal punto di vista dell'acqua e delle riserve alimentari. Se ci sono queste tre caratteristiche possiamo classificare la struttura come forte. Se il forte è di dimensioni ridotte, la struttura verrà chiamata ridotta. La fortezza di Fenestrelle si estende per oltre 3 km sul fianco della valle, coprendo un dislivello di oltre 600 metri. Ha una superficie di 1.350.000 metri quadri, di cui 480.000 metri quadri coperti. I tre forti che la compongono, San Carlo, Tredenti e Forte delle Valli, e tre ridotte, Carlo Alberto, Santa Barbara e Ridotta delle Porte, il Forte delle Valli a sua volta composto da tre ridotte, Belvedere, Sant'Antonio e Ridotta dell'Elmo, sono tutti collegati da una scala coperta, composta da 3.996 gradini, in pratica 4.000 gradini. Dopo quasi 50 anni di abbandono, nel 1990 l'associazione Progetto San Carlo Forte di Fenestrelle Onlus, che riunisce un gruppo di appassionati attivo di concerto con l'Agenzia del Demanio, proprietaria degli immobili, e della Sovrintendenza ai beni culturali, ha preso a cuore il recupero dell'intera struttura. Un'idea vincente, quella di Marino Samuel, quella di non aspettare i finanziamenti, ma di procedere noi come cittadini. Quindi la prima cosa che è stata fatta è quella di iniziare a liberare il bene dalla vegetazione. In 30 anni, operando prima da soli e a mani nude, a partire dal contenimento della vegetazione, i volontari dell'associazione hanno poi concentrato l'interesse di tutti quelli che avrebbero potuto dare una mano. Scout, associazioni, Camera di Commercio, Regione Piemonte, Provincia di Torino, enti privati, fondazioni, eccetera, per strappare questo capolavoro di architettura militare al degrado, alla distruzione e all'oblio. La fortezza è visibile grazie a tre diversi tipi di visite guidate, a cura dei volontari dell'associazione. Le visite, convenzionate con l'abbonamento Torino Musei, sono modulate secondo l'interesse e la disponibilità dei visitatori. Da un'ora di durata, limitata al Forte San Carlo, a tre ore, spingendosi fino alla garitta del diavolo, a tutta la giornata, intera struttura, assimilabile a un'escursione in montagna.